Salve. Buongiorno. 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 Senta, io sono il testimone di nozze. Uh-huh. Che ci avete voi qua? Delle fedi nuziali un po' così qua? No, le fedi nuziali le trova dal gioielliere, caro signore. Qui solo oggetti d'arte. Ma che per caso sapete quanto mi verranno a costare? Eh? Per le fedi non si può badare a spese. Perché no, scusi? Le spiego. Il cerchio rappresenta l'unione d'amore e si indossa all'anulare, perché qui passa un'arteria che arriva fino al cuore. Come vede è un simbolo importante, importante è romantico. Sì, no, per carità, è un simbolo importante, romantico, però insomma... Importanti sono anche i soldi, no? Soprattutto nelle mie tasche, non in quelle del gioielliere. E ancora meno al dito di quella truzza di Sue Ellen. Comunque, non credo che ci siano molte alternative, ecco. A parte il furto con scasso. O l'assalto al cavò della banca. No, no, non è detto, sai. Io sono uno pieno di risorse. Ho avuto un'idea. E comunque anche l'anello di fidanzamento è importante. È un pegno prima dell'impegno. Ma sì, in fondo sono tutte convenzioni. Perché? Un anello di fidanzamento non è un gesto importante secondo te? Arnaldo, potremmo mai scambiarci un gesto d'amore come quello che suggella un anello? Ma cos'è? Hai mangiato i foglietti del bonbon? Quelle frasi sono tutte false e sono anche sbagliate. Sono fatte col traduttore automatico. Lo sapevi? Ma quante cose che sai. E com'è che le sai? Magari qualche fogliettino te lo sei letto anche tu, eh? Dai, Arnaldo, ammettilo che l'idea ti piace. Hai usato la parola romantico. Sì, in effetti sì. Lo scambio degli anelli di fidanzamento è un'idea romantica. 425. Lo pensi davvero? Sì. Più delle fedi, che in fondo sono una convenzione. Uh-huh. L'anello di fidanzamento ha un significato più 425. Sarà una serata indimenticabile, una cena romantica con tutte le cose più amate da Arnaldino. Tripudio d'aragosta, baccello d'amore in crosta d'astice, vermigli di gambero imperiale e la lista dei vini. Superbe, incroyable. E poi l'anello. Sorpresa! Glielo faccio scivolare nel flutto dello spumante al brindisi finale. Pronto, Monsieur Catering? Bonjour, sono Maria Catena di Monsieur Catering. In che cosa posso aiutarla? Vorrei ordinare la cena. Sì, tripudio d'aragosta, baccello d'amore in crosta d'astice, vermigli di gambero imperiale, come vino facciamo un pecorino del 76, servito freddo, grazie. Spuntature di maiale. Sfilatino e prosciutto. Minestrone agreste. E adesso? Non è possibile. Dove sono i flut? E l'anello? Dove lo metto? Amore! Ma che tavola stupenda! Bravissimo! Amore, ho fatto tutto questo per te, ricordatelo, eh? Solo che nella vita a volte capitano degli imprevisti che non... Ma quali imprevisti? Ma guarda qui che meraviglia! Ti sei superato! Leo, tutto questo è bellissimo! Hai avuto un'idea molto, molto romantica! Maiale, sfilatini, minestro, niente di più plebeo. E poi dici di amarmi. Tutto questo è inqualificabile. L'unica cosa commestibile è il minestrone. Oktoberfest. Già. Amore, scusami, io avevo ordinato tutto quello che adori, solo che quelli del catering hanno fatto un casino e un
imperdonabile errore. Tu mi stai dicendo che in qualche parte del globo qualcuno che ha ordinato spuntature di maiale al sugo sta mangiando i miei vermigli di gambero imperiale. Che poi c'era anche una piccola sorpresa. Oddio, un'altra? No, grazie. Arnaldo! Oddio! Espira! Oddio! Oddio, stavo morendo! Oddio! Ma che... Che stai cercando, Leo? No, niente. Amore. Cosa? Ho fatto una cosa. Cosa? Che non c'erano i flutti per lo spumante. E allora ho messo nel minestrone l'anello di fidanzamento. Qua non vedo niente. Le ho prese in affitto. Ho risparmiato la grande ideona, eh? Fede in affitto. Cioè, gli sposi le dovranno restituire. Ma io le ho affittate fino a dopo il buffet di matrimonio, praticamente 12 ore. Poi verranno requisite dai due sgherri del compro-oro, ma tanto io a quel punto avrò già mangiato. Mangiato e digerito, eh? Che succede? Vado. Roba di anelli. Ah, l'ho presa in affitto. Ho risparmiato la grande ideona, no?